Alessandra dell'Unicef e ci ha fatto conoscere Oggi Vogliamo Zero. Vogliamo far capire il progetto Vogliamo Zero a tutti. Ieri non conoscevo Zero, oggi conosco Zero, nel futuro conoscerò Zero. Sosteniamo Vogliamo Zero. Zero! L'Unicef mi ha insegnato anche che potevo rinunciare alle cose che mi piacerebbero avere e al posto di avere quelle cose potrei aiutare persone in altri paesi che ne hanno più bisogno. Sono contento di questo progetto perché è un bellissimo traguardo che nel 2015 si voglia arrivare a bambini morti zero e sì, di continuare ad aiutarli in modo sempre meglio. Per me zero vuol dire stop con un cartello di fianco di divieto con scritto morti. Secondo me il progetto Zero è una chance per aiutare gli altri e per non fare più morire bambini piccoli per malattie sciocche. Quindi vogliamo Zero! Turning, autumn's fingers burnished, furnished here in hope and in faith. In the meantime, kind of working my way through a dream I was having alone. Was having alone. There's something there. Questo progetto non è che bisognerebbe smettere di non donare più soldi, ma continuare anche magari risparmiare qualche soldo per aiutare i bambini. On the last good day of the year, on the last good